Buonasera e ben ritrovati all'edizione serale di TG Cosmos. Queste le notizie di oggi, martedì 7 luglio. Sempre la cronaca in primo piano. A distanza di una settimana si registrano ancora disagi per alcune famiglie di Teggiano impossibilitate ad utilizzare il telefono di casa e la linea internet in Prato Quinto, nella frazione di Prato Perillo. I pali dei cavi telefonici sono stati probabilmente danneggiati da un mezzo pesante che, trascinando il cavo di collegamento, ne ha spostati alcuni. Uno di essi è in bilico, tanto da rendere necessaria nei giorni scorsi la chiusura della relativa strada ed una piccola deviazione. Abbiamo contattato la Telecom diversi giorni fa, sottolineano alcuni residenti, ma al di là delle rassicurazioni verbali il problema non è stato ancora risolto. Non ci interessa sapere di chi è stato a creare il danno, ci auguriamo soltanto che si possa intervenire tempestivamente. Ci spostiamo a Rocca d'Aspide, al via i lavori per la realizzazione del nuovo pronto soccorso, il servizio di Giovanna Serena. Possono partire i lavori per la realizzazione del nuovo pronto soccorso all'ospedale di Rocca d'Aspide, dopo il recente espletamento della gara d'appalto e il conseguente affidamento dei lavori all'impresa Multiservice 2000 di Nocera Inferiore. Con una delle recenti deliberazioni, il manager dell'ASL di Salerno, Antonio Squillante, ha sancito l'ultimo atto propedeutico all'avvio dei lavori, che pertanto avranno inizio in questi giorni. Gli interventi stabiliti prevedono una spesa di 600.000 euro e riguardano la ristrutturazione degli ambienti della ex dialisi ed una serie di interventi riguardanti l'attuale camera calda con relativa impiantistica elettrica, di climatizzazione e gas medicali. Inoltre, nel nuovo pronto soccorso saranno collocati 4 posti letto di osservazione breve, 2 di medicina e 2 di chirurgia e una sala per i piccoli interventi chirurgici. L'intervento sarà realizzato sul lato sinistro dell'attuale ingresso e renderà l'ospedale ancora più adatto all'aumento di prestazioni erogate. Si tratta di un ulteriore passo in avanti, commenta il sindaco Girolamo Auricchio, ma soprattutto un fatto che conferma l'importanza del nostro ospedale, riconosciuta dal dottor Squillante, che ringrazio per aver consentito questo importante risultato. Condanno duramente quest'ennesimo episodio di vandalismo ai danni della comunità pollese. Posso anche comprendere che i giovani vivano al giorno d'oggi un forte sentimento di sfiducia verso le istituzioni, ma prendersela con una struttura che gli stessi cittadini pollesi hanno contribuito a restaurare è un atto grave e inaccettabile. Con queste parole il sindaco di Polla, Rocco Giuliano, interviene in merito agli atti vandalici perpetrati ai danni dell'ex stazione ferroviaria di Polla nel pomeriggio di domenica. I locali della struttura, che è anche sede della Proloco Tanagro Pollese, sono stati presi di mira dai teppisti che ne hanno imbrattato i muri interni ed esterni, le porte e i bagni. Si tratta di un'offesa a tutta la comunità pollese, ha continuato il sindaco Giuliano, e soprattutto a quei laboriosi cittadini che hanno adottato alcuni spazi comunali per prendersene cura. C'è in giro un'insoddisfazione, un'apatia che fa paura e che riguarda i giovani, ma non è colpendo le strutture pubbliche che il problema si risolve. Noi quotidianamente ci impegniamo per risistemare il patrimonio comunale anche con l'aiuto della popolazione, ma altrettanto quotidianamente ci scontriamo con l'inciviltà da parte della comunità, da parte di una parte della comunità che non rispetta i suoi stessi cittadini. E adesso a Sassano è stata emessa un'ordinanza che regolamenta la raccolta dell'origano. È permessa solo dal 1 agosto al 30 di settembre. Il servizio. Il vice sindaco del comune di Sassano, Antonio D'Amato, ha emesso un'ordinanza che regolamenta la raccolta dell'origano, pratica ampiamente diffusa nel territorio valdianese nel periodo estivo, che corrisponde alla massima fioritura della pianta aromatica mediterranea. La raccolta dell'origano è consentita esclusivamente nel periodo dal 1 agosto al 30 settembre di ogni anno, per un quantitativo massimo di 200 aste floreali a persona al giorno per i residenti ed è consentita nella stessa quantità anche ai non residenti, previa richiesta, pagamento e rilascio di un permesso nominativo entro il limite massimo di 5 all'anno. La pianta deve essere tagliata e non estirpata, è vietata la raccolta dell'origano prima dal 1 agosto e dopo il 30 settembre a partire dalle ore 21 alle ore 6:30. È vietato inoltre l'uso di recipienti di qualunque specie e tipo ed è vietato danneggiare o distruggere le piante di origano sul terreno e usare nella raccolta falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi. L'origano durante la raccolta non dovrà essere portato in contenitori in modo da consentire la caduta sul suolo dei semi per facilitarne la sementazione e la riproduzione.
riproduzione. Infine, è vietato al fine di conservazione della propagazione della specie la raccolta nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali. Ai contravventori dell'ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, oltre la confisca del prodotto e la denuncia alle autorità giudiziarie. Ai non residenti sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 150 euro ad un massimo di 500 euro. Anche il Comune di Sant'Arsenio si inserisce nella campagna di divulgazione dell'accesso al fondo di solidarietà finalizzato alla estinzione della morosità accumulata per canoni non pagati dagli assegnatari che si trovano in condizioni gravemente disagiate. Il servizio. Anche il Comune di Sant'Arsenio si inserisce nella campagna di divulgazione dell'accesso al Fondo di Solidarietà finalizzato alla estinzione della morosità accumulata per canoni non pagati dagli assegnatari che si trovano in condizioni gravemente disagiate. È necessario produrre apposita domanda allegando la documentazione probatoria dello stato di disagio, fa sapere il direttore del settore patrimonio e utenza Carlo Caggiano. Il fondo è destinato agli assegnatari che hanno patologie gravi o debilitanti, singoli o familiari conviventi in disagio economico e nuclei familiari numerosi con ridotte capacità economiche. Le richieste vanno poi vagliate da un'apposita commissione. Inoltre, rispettando l'attuale regolamento, gli interventi di sostegno sono limitati agli ultimi 6 mesi di richiesta dall'intervento di solidarietà. Tuttavia, il fondo non riguarda le situazioni morose già al centro di azioni legali. Insomma, si tratta ancora una volta di una svolta che i comuni interessati vogliono dare per ovviare a situazioni disagevoli e fastidiose a cui i meno fortunati possono andare incontro. Una scialuppa di solidarietà in un momento delicato come questo, fanno sapere intanto da Palazzo di Città. La Regione Campania rischia di restituire alla Commissione europea 370 milioni di euro di spesa pubblica a valere sul programma di sviluppo rurale, ovvero il PSR 2007-2013, non essendo stata capace di spendere queste risorse nei tempi previsti. E quanto si apprende da una nota inoltrata dall'assessorato all'agricoltura, alle organizzazioni di settore, col Diretti Campani e dell'avviso che questo ritardo negativo non sia dovuto a cause esterne, come sostiene l'assessorato all'agricoltura, ma al metodo con cui è stato attuato il PSR. Col Diretti Campania chiede al presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca, che ha nominato la sua squadra tenendo per sé la delega all'agricoltura, di aprire con estrema urgenza un focus dove fare il punto della situazione sulle criticità e sul programma di sviluppo rurale 2014-2020. Siamo molto preoccupati per il ritardo competitivo già accumulato rispetto alle altre regioni nell'avvio del programma, che potrà partire 2 anni dopo, commentano dalla Coldiretti. Apprendiamo inoltre che sono circa 600 le osservazioni della Commissione europea che pendono sul nuovo PSR, senza avere alcuna certezza sui tempi entro i quali potranno essere superate. Dal prossimo anno accademico l'offerta formativa dell'Università degli Studi di Salerno si arricchisce con il nuovo corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria. Il servizio. Dall'anno accademico 2015-2016 l'offerta formativa dell'Università degli Studi di Salerno si arricchisce con un nuovo corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria. Si consolida così la crescita costante del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo Salernitano, diretto dal professor Mario Capunzo, che ha visto di recente l'attivazione del corso di laurea di tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e l'attivazione di 11 nuove scuole di specializzazione, 3 autonome e 8 in aggregazione con altre università campane. Un risultato in cui siamo orgogliosi, ha commentato il rettore Tommasetti, che concretizza un ulteriore sviluppo della nostra offerta formativa. Il nuovo corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria apre nuove prospettive per l'innovazione e professionalizzazione di una figura medica troppo spesso legata ad un ruolo meramente tecnico. Qui invece intendiamo ampliare le opportunità lavorative, soddisfacendo il bisogno crescente di attori della cosiddetta odontoiatria sociale. Dobbiamo ringraziare l'azienda ospedaliera che ha assicurato la propria disponibilità di strutture personale in un'imprescindibile collaborazione. Il corso di laurea magistrale, della durata di 6 anni, è
fortemente caratterizzato da un'attività di tirocinio, che inizia già dal primo anno. I posti da assegnare all'Università di Salerno tramite il concorso di accesso nazionale al corso di laurea di odontoiatria e protesi dentaria sono 11. Si terrà giovedì 9 luglio alle 17 a Padula, presso l'Aula Consiliare in Piazza Umberto I, la tavola rotonda sul libro Le pergamene dei monasteri soppressi nell'archivio cavense di Carmine Carlone, organizzata dal Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 insieme al Centro Studi e Ricerche Vallo di Diano Pietro Laveglia. Ad aprire l'incontro saranno i saluti istituzionali di Paolo Imparato, sindaco di Padula, di Felice Tierno, presidente del circolo Carlo Alberto 1886, e di Giuseppe Colitti, presidente del Centro Studi e Ricerche Vallo di Diano. Seguirà discussione dell'autore con studiosi locali. Nella ricorrenza dei 75 anni dall'erezione della parrocchia di San Marco di Teggiano, Don Cono di Gruccio celebra i suoi 50 anni di sacerdozio, di cui 48 trascorsi proprio nella comunità della piccola frazione teggianese. Da giovedì 9 luglio a sabato 11 ci saranno delle serie di preparazione dedicate al popolo da Don Nicola Russo. Domenica 12 luglio invece, dalle ore 18, nella piazza di San Marco, il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, presiederà la celebrazione eucaristica. Alla fine della cerimonia Don Cono offrirà un rinfresco a tutti gli amici partecipanti e dalle ore 21 si potrà assistere al concerto di Don Giosi Cento, che chiuderà la serata. Un momento di preghiera intenso, carico di significato e di speranza, e questo è il racconto dell'ordinazione presbiteriale di Don Simone La Corte, 34 anni, originario di Bosco e ordinato sacerdote dal vescovo della diocesi Teggiano Policastro nel pomeriggio di sabato 4 luglio nella concattedrale di Policastro Bussentino, che ha ospitato l'importante evento religioso presieduto da Monsignor De Luca. Un emozionante rito che, dopo l'interrogazione e la promessa di obbedienza, ha visto finalmente l'ordinazione sacerdotale di Don Simone con il gesto dell'imposizione delle mani e della solenne preghiera di consacrazione e poi la vestizione degli abiti sacri. Alla toccante cerimonia erano presenti il popolo cristiano, i sacerdoti della diocesi, i sindaci di Santa Marina, Castelcivita, Controne e San Giovanni a Piro. Don Simone La Corte, infatti, ha vissuto la sua formazione pastorale nelle parrocchie di Policastro Bussentino, Sapri, Vibonati, Villamare e attualmente proprio a Castelcivita e Controne, e da diversi anni guida il coro interparrocchiale delle foranie di Policastro e Camerota. La liturgia dell'ordinazione si è conclusa con l'abbraccio e il bacio di pace per accogliere l'entrata del nuovo sacerdote nella sua nuova famiglia religiosa. E domenica mattina a Bosco, nella chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari, il novello sacerdote ha presieduto la sua prima messa, al termine della quale è stato ricevuto dai fedeli con una festa che si è svolta in piazza 7 luglio 1828, per dare inizio a un nuovo cammino insieme, fatto non solo di fede, ma di ascolto e di dialogo. E passiamo ad occuparci del Golfo di Policastro. Il villaggio commerciale di Sapri aprirà al pubblico il prossimo weekend, in particolare nel prossimo servizio. Terminato l'allestimento del villaggio commerciale sul lungomare di Sapri, nonostante l'opposizione dei consiglieri di minoranza e dei commercianti contrari all'iniziativa, il comune si appresta ad inaugurarlo. L'apertura ufficiale è prevista per il prossimo fine settimana, anche se alcuni stand hanno già aperto le porte al pubblico. Sono circa 30 le strutture che sono state collocate in più punti dell'area che divide le due passeggiate. Diversi i settori rappresentati: commercio, artigianato, moda, arte, cultura e gastronomia. Il villaggio, una volta inaugurato, sarà aperto tutte le sere dalle 21 alle 2 di notte fino al 31 agosto. Gli stand hanno sottratto un bel po' di spazio al lungomare, punto cardine della stagione estiva saprese, ma l'amministrazione comunale e la Consulta del Commercio, promotrice dell'iniziativa, sono convinti che il villaggio possa rappresentare una valida vetrina per il rilancio dell'economia locale. Per questo, evidentemente, non si lasciano scoraggiare da chi critica la qualità degli stand e si dispera per lo spazio sottratto al lungomare. Il dato certo è che a Sapri quest'estate si potrà passeggiare a due passi dal mare e fare shopping. I commercianti che esporranno i propri articoli nel villaggio commerciale hanno già previsto una serie di iniziative allettanti per i consumatori. A fine estate il bilancio. Per il momento tante aspettative e desiderio di aprire per conoscere la risposta del pubblico.
Si terrà giovedì 9 luglio alle 21.30 presso il Teatro Comunale di Laurino un evento musicale dal grande valore artistico. Infatti, grazie all'Associazione Montepruno Giovani, al patrocinio del Comune di Laurino e dell'interessamento del maestro originario di Piaggine, Franco Vigorito, si terrà l'appuntamento musicale Concerto Splendori Musicali Europei, durante il quale si esibirà il grande flautista di fama internazionale Peter Lukas Graf. Graf è uno dei maggiori flautisti contemporanei, un didatta molto ricercato e un direttore d'orchestra dall'esperienza pluridecennale. Il concerto vedrà altresì l'esibizione dei maestri Franco Vigorito al flauto e Matteo Parisi al violoncello. L'incontro musicale con Peter Lukas Graf rappresenta l'ennesima occasione messa in campo dall'Associazione Montepruno Giovani in collaborazione anche con la Banca Montepruno per favorire l'organizzazione di eventi culturali di spicco, questa volta nel territorio dell'Alto Cilento. L'ingresso al concerto è libero. E adesso la linea al meteo per conoscere le condizioni atmosferiche e meteorologiche di domani. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Giornata serena, vento da ponente con intensità di 12 km orari, raffiche fino a 19 km orari. Temperatura minima di 17 gradi e massima di 31 gradi. Bene, per questa sera è tutto, il meteo chiude questa nostra edizione, vi lascio i numeri 0975 2068 28 per le vostre telefonate, info@cosmostv.it per le vostre email, seguite la nostra programmazione in internet all'indirizzo www.cosmostv.it. Nel ricordarvi che l'informazione ritornerà per voi domani alle ore 14 con il TG Flash, vi lascio alla buona visione dei nostri programmi, grazie per averci seguito, buonasera a tutti.